Buongiorno amici, oggi preparo delle cotolette di maiale. Guardatele, sono della coscia, sono quattro e le vado a fare con l'olio e il parmigiano. Cosa ho fatto? Ho messo dell'olio di semi, poi sono 100 g di pane grattugiato e 40 g di grana grattugiata. Adesso mischio prima di tutto il grana insieme al pane e vado a mescolare. Le faccio al forno, non le faccio fritte, sono leggere, delicate e appetitose. Noi le preferiamo così. Ecco, poi cosa faccio? Prendo la carne, la passo nell'olio, tolgo quello in eccesso e la vado a mettere nel pane. Vengono belle croccanti e nello stesso tempo morbide. Quello che avanza, come anche l'olio, lo vado a mettere sopra. Così fanno una bella crosticina. Ci mettiamo quello che è avanzato, così non buttiamo niente. Voi ne potete fare pure di più, ognuno. Non c'è una quantità. Io le mie dosi per farne 4 sono queste, poi ognuno si regola di conseguenza. L'olio che è rimasto, io lo metto. Metto del sale, un altro filino d'olio, poco poco però. E per finire aggiungo delle scaglie di grana. E le vado a infornare. Da prima le metto a 160 gradi. E 10 minuti. Poi porto il forno a 180 gradi, così
fanno la bella crosticina. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta e vi auguro una buona giornata e vi aspetto. Buona giornata a tutti.